Seconda Epistola di Paolo Apostolo a Timoteo. Capitolo 1. Paolo Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo mio diletto figliuolo, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Io rendo grazie a Dio, il quale servo con pura coscienza, come l'hanno servito i miei antenati, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere giorno e notte, bramando, memore come sono delle tue lacrime, di vederti per essere ricolmo di allegrezza. Io ricordo infatti la fede non finta, che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice, e sono persuaso abita in te pure». Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per la imposizione delle mie mani poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità ma di forza e d'amore e di correzione non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro, né di me che sono in catene per lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore e apostolo e dottore. Ed è pure per questa cagione che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Attienti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, fra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia Dionesiforo, poiché egli mi ha spesse volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato premurosamente e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso il Signore in quel giorno. E quanti servigi egli abbia reso in Efeso tu sai molto bene. Capitolo 2. Tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita e ciò al fine di piacere a colui che lo ha arruolato. Parimenti se uno lotta come atleta non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quello che dico, poiché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto di infra i morti, progenie di Davide secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro afflizione fino ad essere incatenato come malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Certa è questa parola che se muoiamo con Lui, con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Ricorda loro queste cose scongiurandoli nel cospetto di Dio, che non facciano dispute di parole che annulla giovano e sovvertono chi le ascolta. Studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Ma schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nella impietà e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, fra i quali sono Imeneo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo il Signore conosce quelli che sono Suoi e ritraggasi dalla iniquità chiunque nomina in nome del Signore. Ora in una grande casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, atto al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ma fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore. Ma schiva le questioni stolte e scempie, sapendo che generano contese. Ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi i prigionieri perché facessero la sua volontà. Capitolo 3 Ora sappi. Questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calugnatori, intemperanti, spietati senza amore per il bene, traditori temerari gonfi amanti del piacere anziché di Dio aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza anche costoro schiva poiché del numero di costoro sono quelli che si insinuano nelle case e cattivano donniciole cariche di peccati agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità e come Iannè e Iambre contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità, uomini corrotti di mente riprovati quanto alla fede. Ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini. Quanto a te tu hai tenuto dietro al mio insegnamento, alla mia condotta, ai miei propositi, alla mia fede, alla mia pazienza, al mio amore, alla mia costanza, alle mie persecuzioni, alle mie sofferenze, a quel che mi avvenne ad Antiochia, ad Iconio e all'Istra. Sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutte e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato sapendo da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni buona opera. Capitolo 4: Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la Sua apparizione e per il Suo regno, predica la Parola, insisti a tempo e fuori di tempo, Riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizione, fa l'opera d'Evangelista, Compi tutti i doveri del tuo ministero. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione e il tempo della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservata la fede. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me. Ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Studiati di venire tosto da me, poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia. Tito in Dalmazia. Luca solo è con me. Prendi Marco e menalo con te, poiché egli mi è molto utile per il ministerio. Quanto a Tichico, L'ho mandato ad Efeso. Quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il Ramaio mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. Ma il Signore è stato con me e m'ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili lo udissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca ed Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto e Trofimo l'ho lasciato infermo a Mileto. Studiati di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo e Pudente e Lino e Claudia e i fratelli tutti. Il Signore sia col tuo spirito, la grazia sia con voi.